leggero rialzo per la borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento del 3,16%. Le peggiori performance si registrano su Leonardo, che ottiene meno 0,53%. Sul mercato delle materie prime, sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1903,7 dollari l'oncia. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i prezzi al consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 1,3% su base annuale, mentre si registrano 0% su base mensile. I mercati sono in attesa dei prezzi al consumo della Germania, in previsione questo pomeriggio. Domani, sempre in Germania, sarà pubblicato il tasso di disoccupazione. Oggi la borsa di New York è chiusa per festività, nel frattempo il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.678,5 punti.